Abbiamo mosso i primi passi nel 2008 con l'adesione di soli 4 colleghi. Abbiamo iniziato a sperimentare un modello organizzativo del lavoro del giudice incentrato essenzialmente sulla creazione di figure professionali con funzione di assistente che affianchino il giudice in modo più diretto rispetto al personale di cancelleria. Le nuove figure hanno compiti di collaborazione, di studio e di supporto, anche nello sviluppo dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Nell'esperienza fiorentina, la riflessione è maturata dal confronto fra giudici, avvocati e docenti universitari. Il Tribunale ha stipulato convenzioni con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con l'Università di Firenze. Sono qui con me il collega dottor Fernando Prodomo e l'avvocato Francesco Singlitico. L'Ordine degli Avvocati di Firenze ha aderito all'iniziativa nella convinzione che questo nuovo tipo di tirocinio potesse essere formativo per praticanti avvocati al pari della pratica presso uno studio legale. L'esperienza di questi anni ha dimostrato come il tirocinio presso il Tribunale abbia costituito un'ottima occasione di crescita per i nostri praticanti anche verso una cultura condivisa tra giudici e avvocati sulle necessità organizzative per gli uffici. L'Ordine Fiorentino è convinto che anche in sede nazionale debba darsi spazio alla sperimentazione della pratica presso gli uffici giudiziari. A dicembre 2012 abbiamo avuto i primi tirocinanti affiancati a giudici penali. Stiamo adeguando le attività da svolgere alle necessità del lavoro nel penale, ma non vi è dubbio che la sperimentazione possa offrire ottimi risultati anche nell'organizzazione del lavoro dei colleghi penalisti ed essere ulteriore opportunità formativa per i giovani tirocinanti. Lo stage presso il Tribunale per studenti universitari della scuola di specializzazione rappresenta un'occasione unica di crescita per i nostri studenti, i quali hanno la possibilità di vedere nel concreto quale sia l'attività del giudice e dell'avvocato, attraverso lo studio di specifiche controversie che vengono discusse col giudice. Tali stage sono certamente una ricchezza formativa che lo studente ben può spendere successivamente alla laurea. Sono le attività di preparazione e di assistenza in udienza, di collaborazione nello studio delle cause, il cuore della sperimentazione fiorentina. Lavorare avendo a fianco un assistente implica costruire una modalità differente di lavoro del giudice. L'entusiasmo, la collaborazione e la ricchezza di idee mostrate dai primi stagisti ha contribuito a creare presso il Tribunale di Firenze un progetto organizzativo arricchito da un mansionario delle attività svolte dagli assistenti. I tirocinanti collaborano con il giudice nella preparazione dell'udienza, verificano i fascicoli e segnalano alla cancelleria eventuali disfunzioni e necessità. L'udienza viene studiata prima dallo stagista che predispone appunti per il giudice sulla causa, per alcuni fascicoli in particolare utilizzando la console e le applicazioni per l'assistente. Le attività più qualificanti dello stagista sono quella della redazione dei provvedimenti, delle bozze dei provvedimenti, in particolare la raccolta su riviste di giurisprudenza di precedenti e stiamo iniziando anche con l'attività di massimazione. Vi è un dialogo continuo con i tirocinanti, in particolare sui casi concreti e sulle questioni che gli avvocati sottopongono al giudice. Durante l'udienza gli stagisti possono partecipare alla verbalizzazione e quindi seguire la discussione che si svolge con gli avvocati. La verbalizzazione avviene ormai con la console. L'udienza con l'aiuto degli stagisti è sicuramente più ordinata, ecco, è più veloce. E, oltretutto la possibilità di utilizzare del materiale di studio e di ricerca preparato dagli stagisti permette di individuare immediatamente le questioni più rilevanti da discutere con gli avvocati e quindi di pronunciare i provvedimenti direttamente in udienza. La presenza dei tirocinanti sta diventando fondamentale anche per le cancellerie, per tutte le attività di controllo e per le comunicazioni con i giudici che spesso non abbiamo tempo e modo di effettuare, sommersi come siamo dall'attività di sportello all'utenza. Dall'esito di un recente monitoraggio risultano dati estremamente positivi anche sull'incidenza dell'arretrato. Un indice di smaltimento delle cause superiore nei giudici con stagisti rispetto a quelli senza stagista e una riduzione media annua delle pendenze del 10% nei giudici con stagista. I giudici con assistente tendono inoltre ad avere una durata media dei procedimenti notevolmente inferiore a quella dei giudici senza stagista.
Il progetto dell'ufficio del processo, a Firenze come in altri uffici italiani, è alimentato allo Stato dalla sola partecipazione di stagisti e tirocinanti. Ciò nonostante, i risultati appaiono davvero eccezionali, sia in termini di complessivo miglioramento organizzativo, sia in termini di definizione dell'arretrato. Dai primi monitoraggi presso il Tribunale di Firenze e presso il Tribunale di Milano, emerge una capacità di smaltimento dei ruoli che hanno avuto assistenza stabile ai tirocinanti superiore del 15% annuo rispetto agli altri ruoli. Sperimentazioni come quella fiorentina meritano quindi di essere attentamente considerate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero, al fine di operare scelte chiare in direzione della definitiva creazione di una figura stabile di assistente del giudice e di ufficio del processo. Il processo civile telematico è ormai una realtà al Tribunale di Firenze. Gli sforzi congiunti tra Tribunale e Avvocatura fiorentina hanno portato sino ad oggi importanti risultati in termini di risparmio di risorse e di miglioramento di molti servizi. Con il processo civile telematico al Tribunale di Firenze sono cambiati molti aspetti dell'organizzazione e della gestione delle dinamiche relazionali tra cancellieri, magistrati e avvocati. Abbiamo deciso di inserire sin da subito i tirocinanti e stagisti nel processo di informatizzazione dell'ufficio giudiziario, rendendoli quindi partecipi del cambiamento tecnologico e anche culturale del nostro tribunale. I nostri tirocinanti sono quindi stati avviati all'utilizzo di console del magistrato ed hanno appreso i principi generali dell'architettura del processo civile telematico. Console, con funzionalità di assistente realizzata dal Ministero della Giustizia, prende spunto proprio dall'esperienza e dalle idee nate nelle sperimentazioni stage e tirocini come quella fiorentina. Dalla postazione del giudice vengono autorizzate le varie figure di assistenti, con possibilità di interagire per tutto il ruolo o per singolo fascicolo e con attribuzione di password di accesso. Nella postazione assegnata al collaboratore viene configurata la console in sola modalità assistente, consentendo al collaboratore di utilizzare tutte le funzionalità della console abilitate dal giudice, con inibizione delle funzioni firma e deposito, ma con possibilità di interazione e scambio di bozze di provvedimenti, appunti, ricerche giurisprudenziali tra la console dell'assistente e quella del giudice. Con la versione di console con funzionalità di assistente abbiamo quindi finalmente lo strumento tecnico per rendere operante ed effettivo il modulo organizzativo dell'assistente del giudice e dell'ufficio per il processo. La collaborazione con gli enti che hanno sottoscritto le convenzioni è stata fondamentale. Ma quelli che dobbiamo veramente ringraziare sono i tanti giovani, più di 100, che hanno partecipato a questo progetto con una dedizione che non avremmo mai immaginato. Ho svolto lo stage presso il Tribunale di Firenze proprio mentre preparavo la mia tesi in informatica giuridica sul processo civile telematico, mentre il Tribunale di Firenze attivava i primi servizi telematici di PCT. Lo stage mi ha offerto quindi l'occasione di approfondire tematiche che poi ho affrontato all'interno della mia tesi. Quanto appreso presso il Tribunale di Firenze è parte del mio bagaglio culturale che oggi quotidianamente utilizzo anche dentro lo studio dove svolgo la pratica forense. Sono stata una delle prime stagiste presso il Tribunale di Firenze. L'esperienza mi ha definitivamente motivata ad intraprendere la strada del concorso in magistratura, che poi ho superato. Il periodo che sto svolgendo come magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Firenze mi permette di vedere quanto il progetto dell'ufficio per il processo sia cresciuto in questi anni. Mi auguro sinceramente di riuscire a portare questa importante idea organizzativa anche nell'ufficio, che prossimamente sarà la mia prima sede lavorativa. A Mantova, dove ora lavoro come avvocato, spesso mi ritrovo a raccontare l'esperienza svolta come tirocinante presso l'ufficio giudiziario di Firenze. L'argomento incuriosisce ed è apprezzato. La partecipazione a tale progetto è stato un vero privilegio ed un investimento culturale e professionale. Per questo non posso che invitare quanti più praticanti ad aderirvi. A quanti lavorano allo sviluppo del progetto, auguro vivamente successo nell'interesse comune per il miglioramento della giustizia e per la formazione di una cultura su questi temi quanto più possibile condivisa.